valore può avere un mito al giorno d'oggi? Al giorno d'oggi? Per me è un valore abbastanza grande perché ci sono legata proprio a livello emozionale. Può avere un valore educativo se il mito è espresso in termini positivi. Conosce il termine narcisismo? Vuol dire vedersi belli se stessi. Sì, quelli che sono pieni di se stessi, che pensano solo a loro, al loro benessere, alla loro persona, un narcisismo. La persona che si valorizza di più di quello che in realtà è. Cosa vuol dire? Vuol dire un amore che non è verso l'altro, ma è verso se stessi, dal mito, insomma, ecco. Secondo lei chi è Narciso al giorno d'oggi? Colui che crede di essere il più bello di tutti e si foggia. Chi vuole essere bello anche quando non lo è. Che ha una forte stima di se stesso, in eccesso, quella che vuole apparire più grande di quello che è. Tutti questi che si presentano alla televisione, la prima cosa è presentare se stessi, la loro figura. Il mio ex. Nella lotteria dei secoli, il mito di Narciso ha avuto un'immensa fortuna. Sofocle, Callistrato, Ovidio, Pausania, Luciano di Samosata, Plotino, Boccaccio, sino al narcisismo nella psicanalisi contemporanea. I petali di questo mito sono continuati a sbocciare come il fiore che da esso prende il nome. Così nelle Metamorfosi. Narciso era un giovane così bello che tutti, uomini e donne, si innamoravano di lui. Egli però non se ne curava, anzi preferiva passare le giornate in solitudine, cacciando, tra le sue spasimanti, la ninfa Eco. Quando Eco cercò di avvicinarsi a Narciso, egli la rifiutò. Da quel giorno la ninfa si nascose nei boschi, consumandosi per l'amore non corrisposto, fino a rimanere solo una voce. E poi Conone. Gli altri suoi innamorati finirono per rinunciare ad amarlo, mentre il solo Aminia perseverava nel supplicarlo continuamente. E poiché Narciso non gli dava retta, e anzi gli aveva mandato in dono una spada, si trafisse davanti alla porta del giovane, non senza aver molto invocato il Dio perché lo vendicasse. Il famosissimo roman della Rose medievale. Quando Narciso, tutto ad un tratto, scopre che i sogni belli che ha fatto altro non sono che spruzzi e bolle, scoppia in un pianto misero, folle, senza speranza, senza conforto. Subito dopo, dicono, è morto. Fino a un trionfo di Petrarca. Il vano amador, che la sua propria bellezza desiando fu distrutto, povero sol per troppo averne copia, che divenne un bel fior senza alcun frutto. E ancora il rinascimento di Lodovico Dolce. Loda ed egli è illodato, è preso e prende, e parimente e il sol arde e t'accende, procaccia di basciar le labbra in vano, onde più volte in mezzo all'acqua stende le bianche braccia, e l'una e l'altra mano, ma lasso nulla stringe e nulla prende. E infine il mirabolante barocco dell'Adone di Marino. Depose a piè dell'onda ingannatrice la vita, e, morto in carne, in fior rinacque. Tal fu il destin del vaneggiante e vago, vagheggiator della sua vana imago. Abbiamo cercato i concetti che tornano sempre e quindi caratterizzano il mito. Il culto di sé, l'esclusione degli altri, la superficie dell'acqua, il riflesso naturalmente, l'imitazione da parte di Eco e la morte. E poi abbiamo provato a tradurli in gesti, movimenti. Ti sento accanto, vorrei vederti. Vederti. Perché mi segui? Mi segui. Fermati e parla con me, chi sei? Chi sei? L'ho chiesto io a te e te lo ripeto, come ti chiami? Come ti chiami? Non ripetere le mie parole, ti prego. Ti prego. Mi fai sentire solo, rispondi. Rispondi. Tu non mi conosci, non merito questo. Non merito questo.
Perché secondo voi stava sempre solo Narciso? Che come si sentiva stare solo? Allora, magari Narciso godeva troppo della sua bellezza. Felice? Sì. Tranquillo? Tranquillo. Male? Male. Aveva il suo riflesso. Era felice solo con quello. Per me è perché diceva, tanto tutti credono che sono bello, quando avrò bisogno di amici, ma tutti mi verrebbero incontro. Perché dato che era troppo bello, tutti lo seguivano innamorati e lui non ce la faceva più. E a voi capita mai di voler stare soli? Sempre, litigo sempre con una mia amica e certe volte ci offendiamo, allora sì, mi viene da stare da sola per riflettere. Mai. Di solito. Mai, no. A me piace stare da solo quando leggo, perché mi sembra di entrare nel libro. No, pochissime volte. E come si saranno sentiti tutti gli altri? Scusi, secondo me, ma anche triste. Beh, secondo me, dopo un po', se tu continui a respingere qualcuno, quello lì non ti viene più dietro e quindi dopo un po' non gli avrebbe più comunque dato ascolto. Okay, ma che cosa vuol dire che una persona si innamora di se stesso? Vuole stare solo con sé e che non lascia stare gli altri con lui. Sì, magari lui si specchia in questo fiume e dice: mamma mia, quanto sono bello, non ho bisogno di avere amici. Che pensa di essere più di una persona che possa vivere stando con se stessa. Che vorrebbe avere un amico della sua bellezza. Che vorrebbe avere una copia di sé, una copia di se stesso. Uno pensa di essere bellissimo e quando vede la sua immagine nel fiume dice: guarda quanto sono bello, sono incredibilmente bello. E secondo voi c'è un Narciso ai giorni d'oggi? Delle persone che si considerano troppo belle, un fiore. Possono esserci belli come lui, ma pochissimi. Ma quanti anni ha il mito di Narciso? Quando è nato? Non so. 3.000. 8.000? Tra il 1200 a.C.?